Se devi riparare qualcosa, usa il tavolo da lavoro. È molto pericoloso. Un uomo intelligente non ci andrebbe. Ma non hai scelta. Pronto? No? Sbrigati allora, non abbiamo... Prima della guerra qui era bello. Ricordo il mare. Avevo 5 anni. Mia madre era giovane. E viva. Ora c'è solo il deserto. Gli animali sono diventati mostri. Le persone sono diventate animali e la mia gente... Ora sono schiavi. Sono stati i cani del petrolio a trasformarli in schiavi. Il mare è sparito, ma il petrolio è rimasto. I vecchi sono morti ormai. Sono rimasti i giovani e obbediscono tutti ai loro padroni. I Munai Bailer dicono di essere gli dei del fuoco. E i giovani ci credono. Mia madre è morta 5 anni dopo la guerra. Sono rimasta sola. Sono stata, so come aprire la porta. Ma non sono mai scesa giù. Ci sono i ragni. Vedi il passaggio? Attraversalo, io ti seguo. Non c'è più elettricità. Dovremmo riattivare la biblioteca.
sarò grata per il resto della mia vita.
Stepanic, siamo nella merda fino al collo. Dalle spaccature che si sono aperte nel livello inferiore durante l'ultimo terremoto, adesso fuori esce gas. E quel gas è tossico, per quello che ne so. Con la ventilazione riusciamo a tenere la situazione sotto controllo. Ma cosa facciamo se la corrente va via un'altra volta? O se si verifica un'altra scossa e le spaccature si allargano? L'ho detto al capo, e lui, con il solito atteggiamento, gli sta seduto nel suo ufficio, si comprende, si gira i pollici, mi ha risposto: non farti prendere dal panico e osserva rigorosamente la direttiva 01.
Siamo all'alimentazione d'emergenza. Dovrebbe bastare per l'ascensore. Se hai già le mappe, aspetta che arrivi. Thank you.
il suo dovere! Molte volte, così come anche altre cose. Siete fortunati. La maggior parte dei Munai Bailera è in giro a saccheggiare, compresi i loro uomini migliori. Se fossero tutti qui sareste già morti. Ma ora possiamo cambiare la cosa. Munai Bailera significa più o meno i ricchi del petrolio. Credo siano i lavoratori delle piattaforme. Ascoltami, ora ti dico dove andare. Quando è? Sono stata con il al porto. Anna dovrebbe essere qua intorno. Contattala. Penso che avrà scoperto cose interessanti. Io resto qui e cerco di scoprire di più su questi addetti alle piattaforme. Appena so qualcosa di utile, contatto la base. Allora a dopo, Arthur. Buona fortuna. Dimmi, Joe, come ha fatto questo barone a salire al potere? Il mio popolo ha scelto il suo. Ok, neanche a Mosca avevo tutto questo lusso. Però questo posto è troppo caldo. Ho paura di cosa sarei.
bene, Stella. Non vedo l'ora di ricevere un... In ogni caso, ecco cosa ho scoperto. Vedi quella gru al pontile? C'è qualcuno nella cabina. Non riesco a vederlo benissimo, ma credo che mi abbia vista quando sono arrivata. Sarebbe un posto perfetto per tenere d'occhio la nostra base. Potresti occupartene. Guarda quella nave fatta a pezzi. La vedi? È stata smantellata con parecchia cura. Ho visto arrivare dei camion con delle gabbie. Credo sia lì che i banditi tengono i prigionieri. Quell'edificio laggiù, oltre il porto. Credo sia la torre di controllo della pista di atterraggio, ma non sono sicura. Ad ogni modo dovrebbe contenere un bel po' di roba interessante. Qualcosa potrebbe tornarci utile. Ah, vedo che hai le mappe. Tu ed Amir avete fatto un buon lavoro. Io tengo d'occhio l'ossa. Merda, come vorrei farmi una doccia per lavare via tutta questa sabbia. Speriamo di andarcene presto da qui. Se vai al porto, sul tetto c'è un cavo per scivolare giù. Tieni gli occhi aperti, ok? Ciao, Artyom. Nastia non vedeva l'ora che tornassi. Le ho detto che sei andato a recuperare le mappe, così avremmo capito dove andare. Non ho sentito. Le hai trovate? Ottimo. Siediti vicino al colonnello e raccontaci tutto. Eravamo tutti preoccupati.
chiudo. Hai trovato. Ottimo lavoro. Ottime notizie. Artyom ha le mappe. Bravo, ottimo. Meno male. Io ho dati da fare con queste. Io arrivo tra un po'. Ci sono molti dati. Prima li analizziamo e meglio è. Abbiamo le mappe. Ora dobbiamo trovare il modo di andarcene da qui. Questa è la parte difficile. Come sai, ci serve acqua per l'Aurora e l'equipaggio. Stepan, Duke e Alyosha si sono ammalati per la disidratazione. E ci serve anche del carburante. I banditi del posto hanno tutto. Ho già contattato il loro cosiddetto barone. Ma ha proposto delle condizioni... condizioni inaccettabili. Jules ci ha detto dove prendono l'acqua. Ma ovviamente il pozzo è sorvegliato. Damir ha perlustrato la zona e dice che potremmo infiltrarci senza farci notare. Quindi, Artyom, quando sei pronto, devi raggiungere Damir. Il tuo obiettivo è portare l'acqua all'Aurora. Il fallimento non è un'opzione. Buona fortuna, Artyom. Noi contiamo tutti su di te. Crest, com'è il tempo? La tempesta è finita. Torno alla mia postazione. Perfetto. Artyom, vieni qui. Nonno Yermak, per caso ti è rimasta dell'acqua? Artyom, grazie per essere venuto a vedere i ragazzi. Non posso fare niente e mi piange il cuore. Stepan non ha mai sopportato il caldo, ma qui, senza acqua... Non ha mai detto una parola finché è collassato. Anche Alyosha e Duke sono malati. Hanno solo bisogno di acqua, ma non so come aiutarli. È vero, è un momento difficile per tutti, ma sto male a vederli così. Cerca di trovare una soluzione, Artyom. Ti prego. Hai trovato qualcosa, idiota? E dove la terrai nascosta? Nella tua riserva privata, segretissima. Hai carta bianca. La situazione è critica. Ancora qualche giorno e non riusciremo a latici. Figuriamoci dai banditi. Oh!